Da sabato pomeriggio alle 17 la diocesi di Parma ha due nuovi presbiteri, preti per la gente comune. In un momento in cui ci si vergogna di essere cristiani, in cui si fatica a trovare sacerdoti per tutte le comunità, e infatti di pochi giorni fa la difficoltà a trovare sacerdoti per la zona di Tornalo, che comunque è sotto la diocesi di Piacenza, in tutta la diocesi di Parma si fa festa grande. Per l'occasione tutte le messe prefestive sono state sospese per permettere la partecipazione dei laici e del clero alla funzione in Duomo. I due nuovi presbiteri sono Massimo Balice e Roberto Grassi. Un evento per tutti, una festa per i cattolici, una stranezza curiosa per gli atei, magari un modo per capire qualcosa per loro incomprensibile. Tantissimi fedeli presenti, al fianco dei due nuovi sacerdoti, le famiglie, le comunità in cui hanno svolto le loro attività pastorali negli ultimi anni e buona parte della comunità religiosa della provincia. I due neosacerdoti oggi hanno celebrato nelle loro parrocchie la loro prima santa messa. D'effetti il momento in cui gli ordinandi si prostrano a terra in segno di umiltà e di consegna totale della propria vita a Dio. Particolarmente toccanti la preghiera per Don Ivo, la benedizione degli altri diaconi e presbiteri, l'abbraccio con il vescovo e con i familiari. Un lungo applauso ha salutato i due nuovi parroci nel momento dell'abbraccio con il vescovo e con i familiari. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Quello di oggi sarà un telegiornale incentrato sullo sport e sull'altruismo. Partiamo subito con il successo del Karate Balceno ottenuto in provincia di Ferrara. Non solo tante medaglie, ma anche prospettive olimpiche. Siamo al telefono con Massaro Emanuele, direttore tecnico dell'ASD Karate Balceno Valtaro, cintura nera quinto dan, e fanno parte come associazione della FILCAM, ok? Che è quell'associazione che parteciperà quindi in prospettiva alle Olimpiadi. Quindi abbiamo chiamato Emanuele perché l'associazione di karate del nostro territorio ha avuto grandi successi a Ferrara nell'interno delle qualificazioni regionali. Allora, siamo andati a Ferrara perché a Poggio Rennatico, per la precisione, dove si disputava la fase regionale del campionato italiano cadetti maschile e femminile. Abbiamo portato quattro ragazzi, Lamberti Andrea, Lamberti Angelo, Zucconi Alice e Berzolla Letizia. Allora, abbiamo ottenuto tre qualificazioni ai campionati italiani con Zucconi Alice, medaglia d'oro, Berzolla Letizia, medaglia d'oro, Lamberti Angelo, medaglia d'argento e medaglia di bronzo per Lamberti Andrea, che però non c'entra la qualificazione perché solamente i primi due possono accedere alle fasi nazionali del campionato regionale. E quanti erano i partecipanti all'evento? Ma saranno stati 80-90 divisi poi nelle varie categorie. E quanti sono poi passati al gradino successivo di questi 80? Ne passano uno, due per categoria, 12-13 della nostra regione. Quindi possiamo dire che per la regione Emilia-Romagna i migliori sono in Valtaro e in Valceno, perché sono 3 su 12 più una, sì, sono quasi 4, quindi sì, sì. Da dove arriva il segreto di questo vostro successo? Ma penso soprattutto gli allenamenti, le linee guida che seguiamo e soprattutto comunque anche all'impegno dei ragazzi, alla passione che ci mettono, perché comunque è uno sport un po' particolare e bisogna essere anche veramente appassionati. Padre Biagio, miracolato a Lourdes, nel suo lungo cammino a piedi per incontrare gli altri e salvare il mondo, è passato da Fornovo. Sentiamo l'intervista di Giuliano Capece. Nel corso del fine settimana tra il 19 e il 21 maggio scorsi, tanti parmensi si sono imbattuti lungo la statale della Cisa e poi lungo la Via Emilia in una croce accompagnata da due persone. Sembravano due strane persone in cammino, invece abbiamo scoperto che padre Biagio, colui che portava la croce, è un noto missionario palermitano. Ha fatto battaglie importanti per i poveri e gli ultimi di Palermo, aprendo strutture prima chiuse per ospitarli.
Stanno camminando da più di un anno e mezzo e da più di 6.000 chilometri e il loro viaggio continuerà ancora. Un viaggio che si affida alla carità di tutti. Non hanno né acqua né cibo, nulla, nemmeno soldi. La notte prima di quando li abbiamo incontrati l'hanno trascorsa a Fornovo, accolti da Don Mario. Ma vi lasciamo alle parole di Padre Biagio. Siamo con Fratel Biagio che è partito da Palermo e sta facendo tutte le regioni d'Italia con la croce e con alcuni volontari che si alternano due mesi per ognuno in questo percorso di fede e di sperare. Qual è l'obiettivo di questo viaggio? E se, ho sentito nel cuore un invito forte, andare incontro alla gente, nei paesi, nelle città, in un momento dove la società sta attraversando un momento difficile, dove sembra non esserci pace, speranza, ecco che mi porto il messaggio di pace e di speranza. Siamo partiti quasi un anno e mezzo fa, ora arrivato a Roma, dove ho ricevuto la benedizione da Papa Francesco a Santa Marta. Il suo viaggio è un viaggio lungo e impegnativo e com'è che si mantiene lungo il percorso? Con soldi o a cosa si affida per andare avanti in questo percorso? Guarda, io ho fatto un voto di povertà, io ho lasciato tutto a 26 anni e allora devo dire però no, non porto più, no, non prendo soldi, non chiediamo soldi, no no no. Allora di giorno si cammina, chi ci dà l'acqua, prendiamo l'acqua, però la sera dove arriviamo chiediamo poi da mangiare, semplice, sobrio. Cioè, questo cammino è donarsi agli altri, ma gli altri anche ti donano, ci aiutano e questo ci carica. La solidarietà, anche il saluto, chi una parola, chi ci dà quell'acqua, non abbiate paura, andiamo incontro, anche qualcuno mi manda a quel paese e io dico ci vado, se si convertono va bene, se no continuo il viaggio. L'altra volta qualcuno mi ha detto, dice, ha fatto sapere agli altri, dice cioè, questi due sono, non sono normali, questi due, perché io sono in cammino con fratello Enrico pure, e dice non sono normali. Io ho detto ma perché, scusate, dov'è la normalità in questo momento nel mondo? Dov'è la normalità? Allora rendiamone ecco normale questo mondo, riportiamo alla normalità, va bene? Questo è il messaggio, vi abbraccio, grazie. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. We'll be right back.
preannunciato, mandiamo in onda lo storico derby a collegio tra Ozzano Taro e Ozzano United, due squadre dello stesso paese, nelle finali provinciali AIX di calcio. E l'esito della finale di venerdì a Noceto tra l'United e l'Atletico locale. Ozzano protagonista nelle finali del campionato amatore di calcio AIX, presente con due squadre, una del girone del sabato, l'Ozzano United, e l'altra dell'infrasettimanale in notturna, l'Ozzano Taro. Ed è subito derby deciso da un gol del giustiziere Dacò dell'United, aprendo così le porte ai giovani allenati da Giovanelli alla finale di Noceto, valida per il titolo di campione provinciale e la partecipazione alla fase nazionale del prossimo anno. Ad un minuto dal titolo provinciale e dopo essere stato in vantaggio per tutta la gara, l'United è stato raggiunto nel disperato assalto finale con un gol del portiere avversario. Delusione per un sogno che si stava avverando, ma soprattutto meritati applausi per l'entusiasmo e la sorprendente prestazione. Ritorniamo alla serata del 15 maggio allo storico derby ozzanese, iniziato con molto fair play tra i due allenatori Francesco Cocconcelli e Giuseppe Giovanelli, disputato sul terreno del comunale di Baganzola, ricco di ricordi di ieri e di qualche decennio fa. Un po' di emozione c'è sempre, perché comunque un quarto di finale è sempre una bella esperienza. Ormai ne abbiamo già vissuti tanti, ma contro l'Ozzano, Ozzano contro Ozzano, è veramente la prima volta. Noi diciamo siamo la squadra un po' più di esperienza, complimenti alla squadra più giovane che subito ha iniziato benissimo il campionato, un terzo posto veramente guadagnato coi denti, e quindi adesso non ci resta che giocare questa divertente partita e poi andrà come andrà. E per me è una grande emozione perché ho trascorso per 25 anni nella squadra dell'Ozzano Calcio, e quando quest'anno ho accettato l'incarico di fare allenatore nell'Ozzano United, mai più avrei pensato di poter arrivare a giocarmi una finale contro i miei ex compagni di squadra. Soprattutto l'ultima finale vinta, dove grazie al mister, allora come adesso, mi ha fatto giocare titolare, e la fortuna ha voluto che facessi un gol importante, quello del pareggio, che poi ci ha permesso di andare ai rigori e di vincere la finale di quanti anni fa, Cocco? Ti ricordi? Quattro anni fa siamo stati campioni provinciali. Nell'intervallo sul risultato di 0-0, una ironica intervista tra i due panchinari Alberto Fornari, storia dell'Ozzano, e Tommaso Giovanelli, del sorprendente United. È la mia prima partita, adesso sono ancora un giovane, quindi sono ancora tra le riserve, però conto di esordire presto. Quindi invece lui che è un marpione, chissà quante partite ha fatto, chissà quante... Sono 40 anni che gioco a calcio ormai. Pensi di entrare nel secondo tempo? Penso di entrare nel secondo tempo, ma ovviamente ormai faccio fatica e vediamo come andrà. Il primo tempo com'è andata? Una merda. Beh, buono. Penso equilibrato, non lo so. Una delle più brutte e belle partite non che ho idea. Mai... Una partita equilibrata, secondo me, per il momento. Comunque, secondo me, no, poche occasioni. Comunque, secondo me, cioè, se lui entra solo perché è figlio di suo papà. Ecco, volevo dire questo. Che ha... Ho mancato tutti gli allenamenti, ovviamente, entro perché... Vincono i giovani di Giovanelli e per i due fratelli Monfrini le ultime scintille della sfida nella sfida e gli errori di troppo. Scintilla finale perché io giocavo quello l'anno scorso, quest'anno ho cambiato squadra e avendo vinto mi hanno dato del ladro, del traditore, quindi hanno voluto accendere questa rissa inutile perché a me non mi interessava, ma abbiamo perso. Loro sono stati migliori, quindi era inutile accendere una rissa per niente. Sì, ci siamo scontrati parecchie volte, a volte mi è andato via che è andato davanti al portiere, invece le altre volte sono riuscito a fermarlo. Sì, l'errore è stato del nostro attaccante che ha stoppato la palla, passaggio, un retropassaggio sbagliato, e l'attaccante, l'avversario ha preso palla e ha puntato il nostro difensore, poi con un tiro d'esterno l'ha messa nell'angolino. Io l'unica cosa che ho sbagliato è un gol davanti alla porta, purtroppo non in forma perfetta, ho fatto quello che potevo. Tanti fattori ad aver deciso la sfida, come la fortuna e non per ultimo il cuore. Ci spostiamo ora a Medesano per parlare di volontariato con la Croce Rossa, vedere come sono organizzati e come preparano i militi di domani. Un momento per conoscere una realtà importante di Medesano, una delle più importanti attività di volontariato del territorio medesanese, la Croce Rossa.
Chiediamo alla Presidente quali sono i numeri di questa associazione, quanti militi, quante ambulanze, quali attrezzature, come si svolge il servizio? Quante domande. Allora, la Croce Rossa di Medesano conta su 230 volontari, fra cui più di 30 sono giovani volontari di Croce Rossa. Le attività sono soprattutto la convenzione col 118 in emergenza urgenza 24 ore su 24 e poi trasporto infermi, quindi tutti quelli che sono trasporti non urgenti e poi guardia medica. Questi sono i servizi che si fanno tutti i giorni. C'è anche poi il servizio di telesoccorso in convenzione con il comune e poi abbiamo quelle che sono le attività di formazione della cittadinanza, di formazione nelle scuole, nelle piazze e poi abbiamo anche quello che è il servizio socioassistenziale. Allora, oggi abbiamo 4 ambulanze, abbiamo il pulmino per i disabili, un'auto di servizio e ovviamente l'auto per la guardia medica. Allora, per ogni turno ci sono, per esempio se parliamo del turno serale, che è quello che prevede anche il servizio di guardia medica, abbiamo un volontario al centralino, un volontario che accompagna il medico e 3 volontari di servizio sull'ambulanza. Durante il giorno invece non abbiamo il servizio di guardia medica, però abbiamo ugualmente il centralinista, abbiamo ugualmente 3 persone sull'ambulanza di emergenza, ma abbiamo poi anche le ambulanze per i servizi ordinari. Quindi normalmente c'è in servizio almeno un'altra ambulanza e un altro pulmino. Torniamo a Fornovo questa volta per parlare di sport. Sabato e domenica prossima saranno 2 giornate di divertimento per tutti i ragazzi delle scuole. Abbiamo incontrato il presidente di Fornovo Sport, Marco Faga. La Festa dello Sport, edizione 2017, è organizzata da tutte le associazioni di Fornovo e del comprensorio. Come capogruppo la polisportiva Fornovo Sport mette in atto per la 4ª edizione questo evento. La festa si svolge al campo sportivo di Fornovo, al campo polivalente tennis e calcetto e nella piscina di Fornovo. Sport si terrà il 3 e il 4 di giugno. Il messaggio che vogliamo passare con questo evento è: vieni, prova e magari capisci qual è il tuo sport. Gli atleti o i presunti tali che partecipano alla Festa dello Sport l'anno scorso sono stati oltre 750, dai bambini di 4-5 anni fino ai nonni di 70, 80, 90 anni. Provengono da tutto il circondario, abbiamo avuto partecipazioni di squadre di Collecchio, squadre di Solignano, Ghiare, Varano Melegari. Le giornate dello sport inizieranno sabato 3 con le Olimpiadi delle scuole. Abbiamo coinvolto le scuole medie di Fornovo e di Solignano che appunto presenteranno con tutti i loro ragazzi, circa 350 ragazzi sul campo sportivo di Fornovo, si cimenteranno nelle 5 discipline principali: calcio, pallavolo, arti marziali, corsa e nuoto e eleggeremo per la 3ª edizione le classi, una prima, una seconda e una terza, che vinceranno le Olimpiadi. I ragazzi che al sabato mattina in corteo scendono dalle scuole fino al campo con i loro striscioni, divisi per classi, vivono questo evento come veramente fossero le Olimpiadi, fanno 4 ore di sport sano, all'aria aperta, l'ultimo giorno di scuola e poi salgono sulla pedana, vengono premiati e poi tutti insieme ballano e si divertono, è veramente emozionante. Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che ci sostengono, che ci permettono di sostenere lo sport a Fornovo, ma in primis assolutamente l'amministrazione comunale. Passiamo ora agli avvisi. Felegara, domenica 4 giugno dalle 9 alle 19 nel Parco dell'Oratorio, mercatino dell'uso e del riuso. Collecchio, aspettando la Festa della Repubblica lunedì 29 maggio alle ore 18.30 nella sala consiliare, gli studenti della 4ª D del liceo Ulivi parleranno della loro esperienza di Lampedusa. Le celebrazioni di Varano Melegari si svolgeranno al castello con la consegna della Costituzione ai diciottenni. Martedì 30 maggio alle ore 21, concerto mariano nella chiesa di Santa Maria Assunta Fornovo per la raccolta fondi da devolvere al progetto Casa in Brasile. Se
sereno in tutta la bassa valle, con temperature in aumento oltre i 30 gradi, anche le minime si assesteranno vicinissime ai 20 gradi. Temperature leggermente più basse nei rilievi, con nuvolosità e possibilità di piogge improvvise. Il telegiornale del Parmense termina qui. Il prossimo appuntamento è per martedì alle 20, sempre su canale 88. A seguire Revival e programmi di RTA. Buona serata a tutti. A pochi chilometri dal castello di Bardi, in Valceno, a 750 metri lungo il versante sud del Monte Carameto, affacciato sui monti Dosso e Barigazzo, troviamo la nostra prima proposta di Cerco Casa in Appennino. Il Monte Carameto, con i suoi 1318 metri di altezza sul livello del mare, è il più alto della media Valceno. La casa è posta all'incrocio di diversi antichi percorsi e moderni sentieri che in poche decine di minuti vi portano in suggestivi posti panoramici. Per gli appassionati di passeggiate di funghi, un perfetto punto di partenza per le vostre escursioni. La passeggiata più interessante è quella che vi porta verso la vetta del monte. Attraverso la Silva Rimannorum, l'antica foresta dei guerrieri longobardi, si può raggiungere il punto più alto delle tre cime che caratterizzano il massiccio montuoso. Cima da cui si gode uno spettacolare panorama a 360 gradi sulla Valceno, la Val d'Arda e sulla pianura padana. L'Istituto Geografico Militare, che utilizzò la visuale da questa cima per le misurazioni del territorio, considera il Monte Carameto tra i 300 punti panoramici più belli d'Italia. La casa, disposta su due piani, vede al primo piano la camera padronale, spaziosa, luminosa e con un bel balconcino affacciato sulla valle e sui monti Dosso e Barigazzo. La camera ospita comodamente letto matrimoniale, letto a castello ed armadio. A piano terra, arredata con gusto, comoda, luminosa e funzionale, troviamo la cucina. Una stanza che, grazie alla sua uscita indipendente sul giardino, può essere anche la cucina delle vostre cene estive all'aperto. Con accesso diretto al giardino, la sala, posta sotto la camera principale, è ampia, luminosa ed accogliente. Arredata con un comodo divano letto, tavole, sedie ed un camino perfettamente funzionante, è un locale vivibile in tutte le stagioni per voi, la vostra famiglia ed i vostri amici. Perfetto per amici e parenti, il bagno del piano terra appena ristrutturato. Con accesso dal pianerottolo che porta alle camere, il bagno del primo piano, dotato di vasca da bagno, doccia e bidet, sarà per voi e per i vostri cari. Sempre al primo piano, una comoda ed allegra camera da letto potrà essere utilizzata per ospitare i vostri figli o i vostri ospiti comodamente. La proprietà, in buona parte recintata, ha una stradina interna che collega la vecchia strada comunale con la casa. La stradina costeggia un suggestivo ruscello. Attorno all'edificio principale, circa 5.000 metri quadrati di terreno ben si adattano a brevi ma suggestive passeggiate tra alberi da frutto, squarci di bosco e freschi ruscelli che non temono nemmeno i più succitosi mesi dell'anno. Arrivati nello spiazzo su cui si adagia l'edificio, si può apprezzare un cortile ghiaiato fin dove serve. Poi, un breve percorso in sasso, immerso nel verde pratino, vi porta verso l'edificio principale.
sulla vostra destra due comodi scantinati che possono essere utilizzati in diversi modi. Tocca a voi decidere a cosa destinarli. Il fabbricato è completamente indipendente, isolato ma non troppo, infatti a 100 metri vi sono altre case, alcune abitate anche tutto l'anno.